E noi abbiamo la fortuna di avere qui alla Vita in Diretta un grande musicista, uno dei più grandi batteristi rock al mondo. Mi sono sfogato! Oh. Ma perché? Era arrabbiato! Se devo picchiare qualcuno, porca miseria! Aspetta, mi piace questa cosa. Ti faccio tre domande e mi rispondi con la batteria. Con la batteria? Con la batteria. Allora, prima domanda. Come ti senti adesso che sta per uscire il tuo nuovo film di Natale? Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Senti, è come stato recitare nel film con la tua fidanzata Lorella? Loredana, non è Lorella. No, quanto Lorella. Ce n'hai? Io Lorella, Loredà, quanto ce l'hai? Vabbè, ma sono tutte L. Sono tutte L. Un'ultima domanda. È vero che hai portato fino adesso al cinema circa 50 milioni di italiani? Adesso? Insomma, fin questi anni. È vero! Massimo Boldi alla Vita in Diretta! Se ti fa una delle sue facce buffe non puoi non ridere. Da venditore porta a porta di dolciumi, Massimo Boldi è diventato uno dei veri mattatori della commedia italiana. Dopo aver cominciato la carriera da musicista in un gruppo formato con il fratello Fabio, diventa il batterista della Pattuglia Azzurra e grazie alla musica conosce un giovanissimo Christian De Sica, con il quale formerà uno dei sodalizi più longevi e remunerativi del cinema italiano. Massimo fa il batterista fino al giorno in cui viene scritturato al Derby Club, tempio del cabaret milanese. È a questo punto della sua vita che comincia la sua vera carriera da attore comico. Lì creò personaggi che diventeranno i suoi cavalli di battaglia, conosciuti e apprezzati dal grande pubblico anche grazie alle TV private che stavano nascendo in quegli anni. Lì fece coppia con Teo Teocoli e nacque il suo personaggio più amato, Max Cipollino. La pizza suona marechiane. Massimo debutta su Rai 1 nella storica canzonissima del 1974 con Raffaella Carrà, Mike Buongiorno e Cocchi e Renato. Ciao Vigorone, com'è la lingua? Ho la lingua amara. Ciao Mario. Ciao. A metà degli anni 80 arriva il successo sul grande schermo. Scuola di ladri e gli Upis sono film cult che danno il via alla coppia Boldi-De Sica, protagonisti indiscussi delle commedie natalizie per 20 anni, loro i padri del cinepanettone. Nel 2006 la coppia si separa e Massimo gira Olé di Carlo Vanzina, cominciando così una nuova stagione della sua carriera. Buonasera, come tutte le sere sera e anche questa sera è sera. Grande Massimo Boldi, mamma mia! Ma tu hai fatto compagnia, compreso quest'anno, non italiani, per un sacco di anni, eh? Quanti film hai fatto di... Beh, di film credo di averne fatti, credo, adesso non mi ricordo, bisognerà vedere Wikipedia, voglio dire, ma sui 70, insomma. 70? Più o meno come gli anni, più o meno. uno l'anno. E poi questi personaggi, no? Ormai veramente passati alla storia dello spettacolo, della televisione, come Max Cipollino. Ci riveli come nasce Max Cipollino? Cipollino nasce in una televisione privata di Antenna 3 Lombardia, che era una televisione, che quella che aveva fatto Renzo Villa con Enzo Tortora. Eccoti qua.
Sì, esattamente. E nasce Cipollino perché all'inizio di questo programma dovevamo raccontare una barzelletta di un bambino che non sa raccontare le barzellette. E Teo Teocoli, che lavoravamo insieme in coppia, di punto in bianco si inventò, ed ora questa sera abbiamo con noi Cic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 
Fatelo anche voi. Ci 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 ci. 1 2 3. Ci 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 ci. Ci 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 ci. E io dicevo: "Oh, Cipollino!" Così e lì nasce Cipollino. Che è un bambino, è un cartone animato poi alla fine. Cipollino è un personaggio che non ha sesso, non ha, è proprio un cartone animato. Ma tu vieni dal derby, no? Soprattutto dal derby, con dei grandissimi. Infatti la mia fortuna è stata quella di arrivare come batterista al derby di Milano, dove ho incontrato degli artisti straordinari, a parte Enzo Iannacci, Dario Fo, Giorgio Gabe, ma ho incontrato Paolo Villaggio e Cocchi Renato. Caspita. I quali mi hanno... grandissimi, sì. Veramente dei grandissimi. Chi hanno? I quali hanno insistito perché io non rimanessi dietro alla batteria ma sul palcoscenico. Ma io dicevo non sono capace, non voglio, no, perché il tuo posto qua. E così ho cominciato a lavorare con loro facendo piccole parti, prima al cabaret, e poi di punto in bianco mi viene proposto da Renato Pozzetto, dice fai con noi Canzonissima, 1974. Ma uno che non ha mai fatto niente nella vita, più che altro fare il batterista, trovarsi su Rai 1 allora a fare Canzonissima era una cosa che praticamente avrei potuto anche impazzire. Non fa niente, tu facevi come? Facevi il batterista, no, facevi le consegne la mattina? No, quello, poi quello prima ancora al derby, quando, no? Quando ancora facevo il batterista, no, prima ancora. Sì, ancora prima. Facevi le consegne la mattina? A una certa età, no, ho fatto la tentata vendita della Motta. Allora, tentata vendita significa che tu hai un camioncino sulla merce, entri in una drogheria, in un bar e dici... vuole delle brioche, vuole delle cose, così. Questi dicevano sì, me ne lasci, pagano, pom pom pom, pagavo, bla, mettevi in mossa in targa e andavo via. No, come? Franca Valeri. Sì. Se ti dico Franca Valeri. Abbiamo fatto un film insieme. Ma è una che ti credeva, che credeva moltissimo in te, no? Sì, fin sì, dall'inizio. Moltissimo. Eccola qua, Franca Valeri, Sora Cecioni, da sabato sera 1974. Oh, mamma, è possibile che pia esaurimento pure Giovanni? Come chi è? È il marito mio, no? Te lo stai a ringraziare ogni volta che lo vedi? Senti, mamma. Mi dici una cosa che potrei fare per guadagnare pure io? Una cosa, diciamo, redditizia ma signorile. Come detto, un market? Mette sul market? Ma che sono quelle cose de scatolette che te le portano via in carriola? Una cosa de vestiti affini, ho capito. Sei sicura che è distinto? Allo far meglio di Roma? Allora mi metto subito a organizzarmi. Beh, comunque è straordinaria, veramente. Abbiamo fatto, nel 76 abbiamo fatto un film, Come ti rapisco il pupo, che era una banda di stupidotti che volevano rapire un bambino che invece si era fatto rapire apposta. E questo bambino era Renato Cestier. Ah, Renato Cestier, poi, certo. Oggi, quando è grande continuerà a fare l'attore, insomma. Allora no? Aveva 10 anni. Renato Cestier. E abbiamo fatto questo film insieme, allora non è che fosse stato un grandissimo successo, però la regia era dell'autore che aveva fatto, mi sembra che si chiamava, aspetta, quello che ha fatto Piange il telefono. Beh, la canzone di Domenico Modugno, Piange il telefono. Di Domenico Modugno, lui ha scritto Le parole. Ah, Le parole. Sì. Senti, quando tu suonavi lì la batteria, è vero che Christian De Sica voleva suonare con te? No. La verità è che Christian è venuto a cantare con noi, era il nostro cantante. Ah, il vostro cantante? Della Pattuglia Azzurra, sì. Quindi vi siete conosciuti in quell'occasione? Ci siamo conosciuti nel 1972,
quando noi suonavamo in un locale a Milano, lui arrivò portato da Canzi, che era un impresario straordinario, che aveva, quello che ha scoperto Albano, Romina, la Zanicchi, eccetera, e ci portò il figlio di Vittorio De Sica. Perciò arrivò Christian così, bello cicciottino, sì, e sì, aveva con sé un astuccio, molto curioso, cos'è questo astuccio? C'era un microfono Sennheiser, che allora bisognava costava, fare un mutuo per comprare il Sennheiser, perché lui doveva cantare con il suo microfono. Ho preso il microfono, se l'ho messo su. I love her when the wind again but to the wind of anyway. E noi l'accompagnavamo, abbiamo fatto parecchie serate insieme ed è stato molto bello. Poi ci siamo lasciati, non è? E ci siamo ritrovati su un film che era Yuppies. Yuppies. 1984. Raccontava l'Italia rampante, sì, no? Rampante. Altri due grandi con cui hai lavorato sono loro. Da quando ci siamo incontrati sul film Yuppies praticamente non ci siamo lasciati mai. Perché poi abbiamo fatto. Ma poi perché? Scusa, hai detto mille, hai risposto mille volte, però. Ma che è successo? Non è successo niente, è successo che io avevo fatto una casa di produzione, la Marifilm, e oltretutto ero rimasto vedovo. Avevo messo in discussione un po' il mio modo di lavorare, perché non riuscivo a capire tante cose. Un po' come ricominciare una vita, ricominciare da capo, ecco. È stata una bella sfida. Però sono soddisfatto, certo che rifare un film insieme a Christian è molto importante. E questo lo vorresti? Sì, 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 lo farei molto volentieri, anche perché il pubblico lo chiede e sono milioni che lo chiedono. È vero, lo chiediamo anche noi, lo chiediamo anche noi. Senti, tu con alcuni personaggi, anche un po' anticipati i tempi, allora che entri il cappello da cuoco, per favore, perché è quello originale, quindi è arrivato con le guardie del corpo, eccolo qua. Lo puoi mettere, allora, perché mi ricordo, insomma, quando facevi sono contrario, metto la pressione. Sono contrario, metto la pressione, ci dice vedere la cottura. Come dite cottura? Come dite cottura a Milano, dite cottura, a Firenze noi si dice cottura. Oh, allora, che oggi vi farò un piatto che si chiama uovo da bere, come dite uovo a Milano? Uovo. Ecco, a Firenze noi ci dice uovo. Natale da chef. Invece... Natale, ancora un Natale con Massimo Boldi. Ho preparato una salsa Gualtiero per guarnire i piatti. Ci ho messo aceto, latte, lamb dei Caraibi, lardo tritato, crema di arachidi, ananas, miele e una gratatina di parmigiano del sud. Cioè? Pecorino. Ha un aspetto magnifico, Non, veramente. Ah, che meraviglia. Ma che è questo? È un profolino. Forse è acne giovanile, ecco. Giovanile? I dai che 50 anni, a poco già morì. E allora è acne postuma, comunque è acne. È postuma, eh. È postuma, sì, sì. Mamma mia, Carmen, è nato un bubone. Eccolo qua, il solito napoletano, sempre esagerato. Nato bubone. Ah, perché? Di dov'è il signore? Di Bergamo Alta? Vomero Alto. Ah sì, direi più Vomero Basso. Ha fatto abbattuto, all'altezza. Ma è curto. Volete venire, sto cavoli! Il chef al cinema con Massimo Boldi, che storia è? Guarda, è una storia molto moderna. Io sono uno chef stellato, credo di essere uno chef, invece sono il marito di una rosticiera che vuole cercare di far diventare la sua rosticceria un ristorante e di conseguenza invita Vissani per far avere il cappello in più per poter salire. Ogni volta gli rovino i piatti, io faccio delle schifezze terribili, ragazzi. Allora a un certo momento mi autolicenzio e vado a lavorare per un catering dove questi stanno facendo una gara per il pranzo del G7 che avverrà. Caspita. Poi, eccetera. Perciò, i sette grandi, no? Quindi io molto probabilmente vincerò questa gara, non si capisce come, ma sicuramente è un intreccio di situazioni, con un gruppo, con il mio staff. Il mio staff è Biagio Izzo, che soffre di asomia, che praticamente non sente sapori e non sente odori. E fa cuoco? Sì. Poi c'è un sommelier, che è Dario Bandiera, astemio. Astemio, un sommelier. Sì, un sommelier.
Poi c'è una pasticcera che non sa fare le torte, ma esce dalle torte. Ah, esce dalle torte. Che è la Rossia Munez, eccetera. Sì. E poi con questo gruppo cerchiamo di fare il meglio che noi possiamo. Casagrande, che è il proprietario di questo cast, insomma, poi bisogna vedere il film. Comunque sì. C'è un intreccio molto simpatico e divertente e il film è veramente comico. Comico perché? Perché è diretto e scritto da Neri Parenti. Neri Parenti, che è una garanzia assoluta. Loredana, non lo è, Loredana. Loredana, come ti sei trovato a lavorare con lei? Se prima ce l'hai detto in batteria, ma adesso... guarda che con Loredana io praticamente ho fatto sono 10 film. Questo? Cioè. Come ti trovi a lavorare con lei? Ma io mi trovo benissimo, mi trovo. E ci conosciamo molto bene. non è Massimo Boldi, grazie per essere qui. Ancora un Natale con te, a tra poco!